Presidente, arriva questo 2022 pieno di attese, pieno di speranze, pieno ovviamente anche di aspettative, e la Fondazione del Monte ha deciso di giocare un ruolo, un ruolo potremmo dire ormai consueto, stanziando, ma soprattutto stando vicino in settori precisi al territorio, alla comunità. Sì, anche quest'anno manteniamo invariate le nostre erogazioni, non senza sforzo, rimaniamo sulla cifra dei 6 milioni che abbiamo erogato anche l'anno scorso in tempo di pandemia, quando la situazione era sicuramente molto più difficile, ma il nostro intento è quello di essere un punto di riferimento stabile nei confronti del territorio, e anche in questo modo lo dimostriamo. C'è una grande attenzione alle fragilità che questa pandemia ha portato con sé, ma forse ha semplicemente in qualche modo aumentato. C'è un'attenzione alle donne, c'è un'attenzione ai giovani e ai giovanissimi. È così, bisogna rifondare il nostro contratto sociale. Bisogna stabilire una nuova fiducia anche nei confronti dei soggetti più fragili, e le fondazioni possono fare la loro parte come corpi intermedi. Hanno questo compito, hanno questo ruolo e possono certamente giocarlo. Nel nostro DPP 2022, documento programmatico previsionale 2022, prevediamo proprio di privilegiare il finanziamento dei progetti rivolti al sostegno delle donne e al sostegno dei giovani e dei più anziani. Sul finire di questo 2021, una piccola anteprima, anticipazione, c'è un impegno importante, un bando che riguarda la dispersione scolastica. Per questa pandemia, questa DAD purtroppo ha portato anche questo. Sì, la DAD ci ha consentito di continuare a rimanere in aula, ma nello stesso tempo ha portato dei fenomeni come conseguenze che adesso di cui dobbiamo tenere conto e a cui dobbiamo porre rimedio. Fra questi la dispersione scolastica. Siamo tornati a dati piuttosto preoccupanti, dati di 7 anni fa dal punto di vista nazionale, 10% dal punto di vista regionale, e quindi a breve pubblichiamo un bando di 500.000 euro rivolto alle scuole per progetti contro la dispersione scolastica. Presidente, il ruolo della fondazione in questo momento e delle fondazioni bancarie è fondamentale? Eh sì, è un ruolo fondamentale, lo ha ricordato anche il nostro presidente nazionale, il professor Profumo. In questo momento in cui l'Italia si trova un'opportunità unica, quella relativa ai finanziamenti del PNRR, le fondazioni di origine bancaria possono mettersi a disposizione con la loro capacità progettuale e con la loro capacità ormai sperimentata di fare rete fra i diversi soggetti del territorio affinché i progetti ci siano e siano effettivamente finanziati. Grazie. Grazie a voi.